E niente, alla fine siamo finiti su una barca. Lei è spaventata a morte. La Cecilia come sta? Io benissimo. Lei è benissimo. Io Surri, tu come stai? Ciao. E lui sta preparando la sua di videocamera, che la mette attorno a... bellissimo. E Julian is driving. Trying. How are you? Trying to drive. E niente, questo è quello che noi vediamo in non il ponte, però Surri che fa il barcaiolo. Io ci provo, Che bel barcaiolo che sei. Se affondiamo, in qualche modo moriamo, non è colpa mia, è colpa della birra. Colpa della birra, 100%. Devi stare un po' più da quella parte. Ci provo. Surri ci sta facendo schiantare. No. Siamo ancora vivi per ora. Ad ora siamo ancora vivi, non si sa per quanto. Però stiamo andando per questo bellissimo canale. Io ci provo, io ci sto provando. Sei bellissimo. Poi ti mandiamo a Venezia a fare il gondoliere. Cazzo, davvero? Allora, studi, cos'è che stai facendo? Sto facendo fare un giro di prova a Riva di Sasso. Giustamente, ha comprato un'anatra gigante, una papera gigante a Sasha, che ci sembra la cosa buona e giusta. E quindi stai impiccando una povera papera, esatto. Per la scienza. Non per la scienza, il divertimento. Per Sasha. Non stai curando niente, tra l'altro. Ah no, è vero. Lo fai per Sasha, Surri? Lo faccio per Sasha. Impiccata per Benino. No. Non penso tenga benissimo, no. Però ci posso provare. No. Faccio un altro nodo. Aspetta, se vuoi lo faccio io il nodo, Surri. Oh, io... Vai, Acab. No! Nodo più efficace. Ok, io direi che... Ok, direi che Surri non verrà mai mandato nei Boy Scout per fare... Vabbè, ci posso fare di nuovo. Ci proviamo di nuovo. Salva, salva, salva l'anatra. È stata salvata. Aspetta. Ok. Fuori dalla barca. Fuori? Perché fuori dalla barca? No. T'ho detto che quella. Che... Allora, aspetta, facciamo il test. Secondo nodo. Vediamo se funziona. Aspettiamo di nuovo. Vabbè, ma tanto si torna indietro. Allora, okay, secondo nodo sembra essere più convinto questo. Ok, vediamo il test dell'anatra numero 2. Funziona? Oh. Ma come? Fai cagare! Fai cagare, Surri! Una torta di mele bellissima. Sì, si vede abbastanza. Il sole è caldo. Sono venuto in Olanda non per avere il sole. È orribile. È davvero orribile. Now I look gay. The other side too, Jiggle. No. Don't do it. Non have any plan. Non farlo. No. Ora sembro Snidex. Siamo in un negozio estremamente strano e pieno di roba fighissima. E c'è un Surri nudo là dentro, che è troppo sexy, quindi non ve lo facciamo vedere. E io sono vestito così. E c'è la Gaia che è qua, accanto a me. Ciao, Oni. Ciao.
ciaone. Niente, aspettiamo che lui si denudi del tutto e poi faremo così. Ok. Ok. Un botto di dolci qua in giro. Cioè, è una roba non nonsense di più. Però scusatemi, la cosa che secondo me è la migliore in assoluto, c'è la soda. Ma no, non so, la di Shaquille O'Neal. Perché? Perché Shaq? Perché mi fai queste cose? C'è una alla vaniglia e una ai blueberry. E poi vari ed eventuali dolci random. Vai. Cosa devo mettere? Cosa devo fare? Dillo. Dillo cosa? Quello che hai appena detto. Perché? Dai. I don't want a goddamn salad. I want seaweed. Più vicino. Ripeti seaweed. Seaweed. Ok. Ma perché? Allora, siamo in un supermercato olandese. Visto che qua ci sono un sacco di cose che in Italia non ci sono, allora noi due faremo scorta di schifezze. Sono strani! Cominciamo con le cose più semplici, tipo la mostarda. Semplice, chiarissima. E un'altra cosina carina. La salsa barbecue da Jack Daniels. Ah! Buono, buono, buono! Qua altre è cose. È una merda, non ascoltate. Dice cazzate. No, comunque, allora, qua invece siamo nella sezione delle cose che metteresti la mattina sul pane, sopra il pane, burro, e una di queste che prenderemo. Una di queste qua, che sono quelle con la cioccolata scura. Ne prenderemo anche due, va, che è meglio, perché non fa mai male. Poi ne mettiamo uno di quelli extra, che sono quelli royal. Oh mio Dio, royal. Royal per forza. Poi, vediamo. Allora, sempre royal, però un po' più grossi. Poi, purro, sempre di nuovo. Pur, sì, esatto. Come i gatti. E poi prendiamo questi qua, che sono quelli speciali, che ci sono. Questo è intense pur, questo è extra pur. Questo è coffee al caffè, fatta, a posto, deciso, presi. Confermati, bellissimi. Questo tutto qua è un product placement, ovviamente. Sapete, io sono youtuber italiano, ma sponsorizzo cose olandesi, come giusto che sia, e quindi nulla, andiamo avanti con la nostra spesa. Passiamo a un'altra cosa che è veramente la mia droga. È cioccolata al latte speziata. È la fine del mondo. Fa cagare anche questo, non ascoltatelo. Non è vero, dice cazzate, dice totalmente cazzate. Come potete vedere, dopo che siamo passati al reparto dolciumi, è un po' aumentato il volume interno di tutto quello che c'è, ed è bellissimo, e vedrete tutto quanto. La mia parte è solo quella piccola. La parte sua è quella piccola e lei pagherà da sola. Qua in questo supermercato non c'è la Dr. Pepper, quindi dovremo fare un altro giro di supermercato da un'altra parte per prenderlo, però c'è questa cosa bellissima che... Voi non sapete che cos'è, ma è praticamente tè freddo frizzante. È la cosa più bella che l'uomo abbia mai inventato, la faccia della terra. E oh mio Dio, una volta che l'avete provato è droga. Anche lei non era convinta all'inizio e poi le piace. Ma non mi convince tuttora, però la bevo. Cioè la bevi perché è una droga, è troppo buona. Una volta che cominci non puoi smettere, è la bontà degli dèi. È magnifica, è veramente magnifica. Magnifica. Oh. Allora, eccoci qua, siamo arrivati alla parte più salata di tutto questo, visto che io sono un grandissimo amante del sale. E qua, in Olanda, c'è una cosa bellissima che si chiama... Doritos. Oh mio Dio. Sono la cosa più bella che l'uomo abbia mai inventato. Lo scoprirete presto. Sa.
piacere, l'adoro un pochino. Ah, comunque potrei aver svuotato il supermercato leggermente qua e qua. Ops, vediamo. E qua siamo arrivati alla... cosa siamo? Dove siamo? Alla fase finale. Al mulino! Sì, non volevo spoilerarlo così brutalmente, però sì, siamo arrivati alla fase finale della nostra vacanza e quindi ho deciso di portarla a questo mulino che purtroppo dovrò continuare a camminare per un po' prima che lo possiate vedere in tutta la sua gloria. Aspetta, vediamo se ci riusciamo. Nulla, è stata una vacanza... una bella vacanza, figa, decisamente. Ora dovreste cominciare a vedere tipo tutto il mulino. Che minchia, guarda, mi tocca andare anche su per pur di farlo stare tutto quanto. No, comunque, veramente divertente, torno bello carico. E nulla ragazzi, spero vi sia piaciuto anche il video quello extra che vi ho lasciato poi. Oppure, se non l'ho ancora rilasciato, lo avrete presto. Bella!